Amici di GZ, oggi il GPS segna California del Sud. La cucina Tex-Mex ci donerà una succosa e croccante ricetta alla quale sarà impossibile resistere. Tacos! Alziamo il volume! Partiamo col passaggio fondamentale per la buona riuscita di questa ricetta, la marinatura della carne. Io ho scelto magatello di manzo, mi sembra il giusto compromesso per queste cotture lunghe. L'andiamo a scubettare. Cubettoni grandi, e tanto la marinatura bella lunga, pirofila, sale e pepe, ora le spezie, paprika per il tocco affumicato, polvere di coriandolo e cumino. La spezia con la nota più intensa all'olfatto, ma ti assicuro che poi al gusto tutti i sapori saranno perfettamente bilanciati. Un non nulla d'olio. Mescoliamo, facciamo conoscere tutti i sapori, copriamo con pellicola, in frigo per tutta la notte, anche 6 ore andranno benissimo, io comunque mi sono portato avanti, ce l'ho già marinated. La mia carnina ha marinato per ben 12 ore, tutti i sapori sono al suo interno ben rinchiusi, io l'ho tolta una mezz'oretta prima dal frigo, così è tornata a temperatura ambiente. Scaldiamo dell'olio in casseruola. Tagliamo la cipolla a falde. Dentro la cipolla la facciamo rosolare per bene. Scusate, c'è troppo fumo. Cipolla rosolata, possiamo buttare la carne. La facciamo sigillare per 10 minutini. La carne ha rosolato perfettamente. Bagniamo con la birra. Olè. E copriamo. Ora ci penserà al forno, 200 gradi ventilato, un'oretta e un quarto. Ma tu ogni tanto vai a vedere come sta la tua carnina, magari si asciuga prima del mio forno, ognuno ha il forno che si merita. Olè. Mentre la carne cuoce ci occupiamo della insalatina fresca fresca. Tagliuzziamo dei pomodori ramati. Ciotolinas, cipollotto, dentro il cipollotto, peperoncino verde, dentro il peperoncino, stacchiamo del prezzemolo, grossolano, non proprio fine fine, ma grossolano. Se ti piace il coriandolo, usa il coriandolo, io preferisco il prezzemolo. Dentro, saliamo. Succo di lime e dell'olio. Una mescolatina. Pronti, manca solo la salsa. Una bella ciotolina e uniamo yogurt e panna acida. Qualche goccia di tabasco. Una mescolata. Questa salsina donerà freschezza e piccantezza. Non ci resta che aspettare la carne. Pluffete! Wow! Siamo pronti a farcire i nostri tacos. Guarda, dopo un'ora e passa di cottura come si sfilaccia per bene. Quindi il nostro tacos. Io li ho trovati pronti, ormai si trovano dappertutto. La nostra insalata. E la salsa che abbiamo messo in un comodissimo biberon. Voilà, tacos pronto. Bisogna assaggiare, metti caso che ho sbagliato a mettere il sale. Molto buono, lo sporco, non fa niente.
uno street food croccante, succoso e piccante al punto giusto. San Diego non sarà poi così lontana dopo aver fatto i tacos con carne. Questa è la mia versione. Aspetto la tua.